bentrovati ad una nuova puntata della trasmissione In Salute. Oggi parliamo ancora di medicina legale, ma parliamo di un argomento che forse in qualche modo può farci alzare dalla sedia, in qualche modo anche rabbrividire, no, ma adesso sto scherzando. Parliamo con il nostro ospite in studio, che è la dottoressa Paola Rapetti, medico legale della Storino 2, di una delle attività che svolge però il medico legale, che è quello della certificazione autoptica, si dice, del necroscopica, cioè che interviene in caso di decesso. Innanzitutto, qual è il ruolo del medico legale in questo caso? Allora, la domanda corretta è: dipende dal decesso, nel senso che per ogni tipo di decesso la norma prevede un intervento di un medico legale con ruolo diverso. Se il decesso avviene all'interno del domicilio e esiste un medico che dichiari le cause delle morte, quel paziente, quella persona viene lasciata a casa ed è il medico legale che tra la 15ª e la 30ª ora dal decesso va a constatare il decesso, prendendo atto ovviamente delle cause della morte dichiarate dal medico curante, per cui si può dare poi il via alle pratiche per la sepoltura. Se invece il decesso avviene in un ospedale? Di un paziente? Sì. Allora, possono succedere due cose: che l'autopsia non venga fatta, o che, diciamo tre cose, non venga fatta autopsia, quel decesso sia imputabile in origine ad un atto violento, per dire, un vecchietto che viene messo sotto la strada, ricoverato al CTO, si fa 3 mesi di rianimazione e poi muore. In quel caso, essendo la morte collegata ad un reato che è l'investimento, la procura potrebbe avere interesse a far eseguire un'autopsia, però a questo punto è giudiziaria, cioè richiesta dall'autorità. Oppure sono gli stessi sanitari che comprendendo le cause della morte, avendo dubbi, insomma, per qualsiasi necessità di tipo scientifico, chiedano, in questo caso si chiama il riscontro diagnostico, quindi fatto non a fini giudiziari ma a fini semplicemente conoscitivi. E invece se il decesso avviene su una strada, ad esempio mi immagino un incidente stradale piuttosto che un investimento o cose di questo genere? Il morto, la persona morta, deve essere portata, per quel che riguarda Torino, all'obitorio, piuttosto lì dipende dal comune. Il comune deve prevedere una struttura dove portare i cadaveri. A Torino c'è l'obitorio, per cui le persone che muoiono in mezzo alla strada, nella pubblica via, devono essere trasportate in obitorio. E in questo caso interviene poi il medico legale, che è chiamato dipende o dall'autorità giudiziaria. Ma il medico legale è in qualche modo anche il medico del tribunale? Sì. Sì. Mi spiega questa cosa? È il medico che consiglia i pubblici ministeri sulle questioni di tipo medico. Per questo motivo, diciamo che come il medico ci sono ingegneri, grafologi e quant'altro, ma non avendo una persona laureata in giurisprudenza, benché magistrato, competenze in ambito medico, viene richiesto ad un medico legale. Questo succede sostanzialmente in 3 casi: decessi, quindi il medico legale fa l'autopsia, nei casi di colpa medica, per cui il decesso in alcuni casi si ritiene causalmente determinato da un errore primordialmente medico, quindi il pubblico ministero ti dice di cosa è morto, ma c'è stata veramente colpa medica, ed è il medico legale che consiglia. E poi tutto l'altro settore è quello degli infortuni e delle malattie professionali. Ecco, infortuni e malattie professionali, altro grande capitolo. Questo cosa significa? Io sono una persona che ha subito un infortunio sul lavoro, in questo caso si aprirà una pratica e interviene il medico legale? Il medico legale, al medico legale viene richiesta una quantificazione del danno, ossia dire se ci sono postumi permanenti, ovviamente di rilevanza penale, e quanto è durata la malattia, perché a seconda di quanto la malattia dura il risvolto poi penale è diverso. Quindi il medico legale dà indicazione al PM sul tipo di danno e il tipo di malattia. Questo anche per le assicurazioni avviene, però, che il medico legale interviene? Ma è un altro aspetto, è un altro aspetto, perché qua parliamo di infortuni sul lavoro dove esiste tutta una legislazione, sì, l'INAIL e quant'altro. Le assicurazioni
Sì, comunque le assicurazioni anche in questo caso intervengono. Altro è il caso di un cittadino che subisce un infortunio anche al di fuori del lavoro e richieda a qualsiasi titolo un risarcimento ad un'assicurazione. Invece le malattie professionali? Perché abbiamo parlato di invalidità. Guarignello è appena andato in pensione. No, malattie professionali, in che cosa consistono e perché la medicina legale in questo caso interviene? Sì, lei conti che nell'ambito delle malattie professionali è medicina legale e devo dire con molta più competenza i medici del lavoro. La malattia professionale che interessa il tribunale, quindi la giustizia, è quando un lavoratore si ammala a causa del lavoro, cioè in quell'ambiente di lavoro, pensiamo molto banalmente all'asbestosi, ci sono delle sostanze tossiche che lo fanno ammalare. Quindi in questo caso viene valutata l'esistenza effettivamente di una malattia e se questa ha un nesso eziologico con il lavoro che svolgeva. Però se questa malattia, se mi viene riconosciuta una malattia professionale, chiedo anche l'invalidità? No. Perché obiettivamente io posso pensare che la mia malattia professionale mi abbia determinato, sia causa di anche di una serie di patologie che mi danno diritto a fare una domanda di invalidità. No, in realtà per legge l'invalidità civile non può considerare, cioè se a me viene una persona che mi dice ho la silicosi ed è riconosciuta INAIL, io non la posso neanche menzionare sul mio verbale, perché per la malattia professionale la competenza INAIL. Per la malattia di per sé e tutto ciò che è connesso alla malattia, quindi anche la necessità di protesi e quant'altro. Io posso valutare di quella persona che ha anche una malattia professionale tutto ciò che non è professionale. Cioè, se il cittadino, le faccio un esempio. Perché non ho capito. Allora, settantenne che ha lavorato in miniera, che poi sviluppa una cardiopatia ischemica, un'incontinenza piuttosto che un tumore della prostata e quant'altro, chiede l'invalidità. Quindi io leggo sul certificato, cioè sulla sua documentazione, che è titolare di un riconoscimento di malattia professionale INAIL. Quindi io la malattia silicosi, che è professionale ed è già stata riconosciuta, non la considero. Quindi dalla mia valutazione, nella mia valutazione di invalidità civile, che non presuppone l'esistenza di un lavoro, considero solo quelle patologie non derivanti dal lavoro, per esempio il tumore alla prostata con prostatectomia e residuo incontinenza urinaria. Però proprio per legge ciò che è malattia professionale, tutto ciò che adesso è connesso è di competenza INAIL, o è una o è l'altra. Non ci possono essere tutte e due. No, infatti molte volte capita che il paziente venga in itinere di riconoscimento, magari ha già fatto la denuncia all'INAIL di presunta malattia professionale e l'INAIL non gli abbia ancora risposto. Quindi noi sospendiamo la pratica, aspettiamo la risposta dell'INAIL, dopodiché valutiamo. Adesso, cambiando un po' argomento, però abbiamo riparlato di invalidità. Quello che ho potuto constatare in alcune persone che si rivolgono alle ASL è che nel momento in cui gli viene riconosciuta un'invalidità del 100%, automaticamente pensino che ci sia anche dietro un assegno di accompagnamento, un'indennità di accompagnamento. In realtà non è così, mi è stato spiegato, ci sono dei requisiti specifici, possiamo chiarire questo aspetto alle persone, perché veramente crea molta confusione. Allora, è un automatismo assolutamente non corretto, perché la valutazione di validità civile, allora la validità civile va da 0% a 100% più indennità di accompagnamento, quindi è un'ulteriore valutazione oltre il 100%, quindi non è 100% uguale indennità di accompagnamento. Indennità di accompagnamento è 100% più indennità. E i requisiti sono estremamente diversi, perché io posso avere un riconoscimento di validità civile del 100% perché ho un tumore a prognosi infausta, ma nel frattempo vado a lavorare, faccio le mie cose, insomma, finché mi è consentito. Un'altra cosa è avere un'indennità di accompagnamento che prevede per il riconoscimento una non autosufficienza, ma è una non autosufficienza negli elementari atti quotidiani della vita o una incapacità a deambulare. Quindi una persona può avere un 100% di validità ed essere ancora autonomo e quindi non avere riconosciuto l'indennità, come viceversa. Ma avere 100% non vuol dire ricevere l'assegno di accompagnamento. Però l'invalidità civile al 100% mi dà la possibilità di avere protesi, ausili, quindi rivolgermi all'assistenza protesica se mi necessitano. Lei tenga conto che la normativa prevede che sia riconosciuto invalido civile
colui, cioè dal 34% in poi. Lo status di invalido si acquista con il riconoscimento di un 34% di invalidità e anche solo con questa percentuale lo Stato fornisce ausili e protesi gratuiti o più o meno gratuiti. Quindi il corsetto per chi ha il cedimento lombare in osteoporosi, piuttosto che i pannoloni per chi ha l'incontinenza, piuttosto che i sacchetti per le stomie. Con il riconoscimento di un 46% di invalidità, la persona, se ha ancora ovviamente i requisiti anagrafici, può iscriversi all'ufficio di collocamento, ma nelle liste per disabili, quindi nelle liste di chi ha l'invalidità. Con il riconoscimento del 60%. Aspetti, la fermo. Questo consente a questa persona di essere eventualmente chiamata da un'impresa o da un'azienda pubblica nelle quote invalidi, quindi dà una possibilità anche a queste persone di condurre una vita normale facendo un lavoro normale. Infatti e tutto viene fatto per venire incontro al lavoratore che vorrebbe essere tale ma ha dei problemi di salute. Allora, eravamo arrivati al 67% esenzione del ticket. Al 74-85% può sussistere un beneficio economico, che è il famoso assegno di invalidità, che però deve avere tutta una serie di requisiti amministrativi, cioè dipende dal reddito. Lo Stato lo dà se la persona ha un reddito inferiore a, adesso mi ricordo a memoria, 5.000 euro all'anno, ma se la persona ha dei suoi redditi, quel 75% non dà diritto a niente. Lo stesso al 100%, quindi tra 75% e 100% non cambia niente. Il riconoscimento di una indennità di accompagnamento invece dà adito alla cessione di una quantità di soldi, che insomma abbastanza discreta, indipendentemente dal reddito. Chiara, chi è stata chiarissima e penso che sia stata chiara anche per i nostri telespettatori, soprattutto ha chiarito molti dubbi che secondo me, almeno io essendo a contatto con il mondo sanitario, quotidianamente mi trovo ad affrontare e a dare anche delle risposte. La ringrazio dottoressa per essere stata con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito, se volete proporci un argomento o approfondire un altro tema potete farlo scrivendo a grp@grp.it. Grazie, alla prossima puntata. Thank you.